Eccoci, buonasera, rifaccio velocemente. Allora, stasera abbiamo il piacere di presentare Serena Pirovano, che è un'insegnante di yoga e che inizierà con noi di Onda Vitale il corso di yoga, appunto, centrato sui chakra. È un corso aperto a tutti che inizierà il 2 ottobre. È aperto a chiunque voglia acquisire una maggiore consapevolezza sul proprio corpo. Non sono richiesti livelli particolari, quindi qualsiasi persona che vuole lavorare sul proprio benessere psicofisico può aderire. Tra poco do la parola a lei che vi parlerà un pochino dei chakra, di cosa sono i chakra, di cosa rappresenta, del corso come strutturato, anche se molto brevemente, perché poi ecco, c'è più da praticare che da parlare. Prima di dar la parola a Serena, brevemente parlo del corso che faremo, corso del laboratorio che io e Carlo abbiamo ideato per sabato 14 settembre, brevemente perché ormai è sotto, diciamo, mancano pochi giorni. Faremo presso la Casa dei Semi Antichi di Montello questo corso, Fermentiamo Insieme. Andremo a imparare come fermentare le verdure, si può fermentare anche la frutta, ma in particolar modo questa volta vedremo la verdura, faremo due tipi di verdura. Ricordiamo che le verdure fermentate sono un toccasana per l'intestino, oltre che essere un ottimo modo per conservarle senza ricorrere almeno inizialmente al frigorifero, sono ottime per il nostro microbiota. Quindi consumare le verdure fermentate è oltre che gustoso perché acquisiscono un sapore molto ideale, soprattutto con certi piatti, un sapore tipo quello degli sottaceti, ma fanno molto bene al nostro intestino. Quindi impareremo a fare qualcosa di carino, molto semplice perché non bisogna essere chef, avere conoscenze particolari. Non c'è pericolo, ecco, lo dico per chi magari mi ha chiesto che si sviluppi botulino, che si sviluppino dei batteri nocivi, perché la fermentazione lattica, quindi questa che facciamo sabato, dà origine solo a batteri, lattobacilli, che sono batteri positivi per noi. Quindi non è come le marmellate, che c'è il rischio del botulino, quindi viene fatto in assoluta sicurezza. Quindi non preoccupatevi perché quel problema assolutamente non c'è. C'è ancora qualche posto, se volete iscrivervi e chiedere informazioni, 351-582-8819. Io adesso mi interrompo, mi taccio e do la parola anzi, do l'organizzazione a Serena perché poi vi condividerà lo schermo. Ti lascio la parola, intanto ti do l'organizzazione. Prego, Serena. Ah, certo, il solito. Vuoi cambiare l'organizzatore, però. Se non ti do la parola, te Ok, adesso sono la riuscita sei presa. ad attivarlo. Bene, buonasera a tutti, benvenuti. Questa sera sono molto contenta e orgogliosa di questo invito che Carlo e Melissa mi hanno fatto. Sono diversi anni che li seguo e quindi poter partecipare a una delle loro iniziative mi riempie davvero di orgoglio e spero che parta questo corso che abbiamo deciso di proporre insieme. Vi mostrerò brevemente, soprattutto magari per chi non ha mai praticato yoga e non sa di che cosa stiamo parlando. Riuscite a vedere lo schermo? Sono riuscita a condividerlo? Allora, per ora no, Per ora solo no. vedo te. Vedete me? Vediamo. Allora. Ora? Perfetto. Adesso condivido. Ok, adesso sì. Adesso. Ok, benissimo. Dicevo, sono come diceva Melissa, stasera scorreremo velocemente che cos'è lo yoga, qual è l'intento, quali sono i benefici, in particolare i benefici legati ai chakra, che andremo così a prendere in considerazione. Infatti, il percorso si compone di 8 incontri. I chakra, come molti di voi sapranno, sono sette, per cui noi andremo ad ogni incontro a lavorare in particolare su ognuno di questi e l'ottavo incontro sarà un pochino un'integrazione di tutto il lavoro che avremo svolto.
Che cos'è lo yoga? Potremmo partire semplicemente dal significato in sanscrito di questa parola che significa unire, legare. Unire, legare che cosa? Mente, corpo e spirito. Attraverso il lavoro corporeo, andiamo un pochino a indagare la nostra vera natura, la nostra essenza. Lo yoga, pensate, è una disciplina millenaria che nasce in India, di cui lo yoga fisico è solo una parte di questa disciplina che è molto più ampia, diventa proprio uno stile di vita. È Patanjali, che è l'autore degli Yoga Sutra, che è il testo di riferimento, uno dei testi di riferimento dello yoga, dice che lo yoga è la cessazione delle fluttuazioni della mente. E già se noi dovessimo partire da questa, diciamo, definizione, pensate a quanto siamo presi da tutte le nostre narrazioni mentali, dalla frenesia delle nostre giornate. Già solo riuscire un minimo a, come dire, silenziare la nostra mente, pensate a quanti benefici ci potrebbe portare. Quindi dicevo, lo yoga è questo, un po' andare ad integrare tutti i vari aspetti del nostro essere. E in questo senso diventa un viaggio di scoperta attraverso una maggior consapevolezza, un maggior equilibrio anche che possiamo raggiungere attraverso il lavoro corporeo, perché attraverso lo yoga andiamo ad agire non solo a livello fisico, ma anche a dei livelli più sottili, riducendo lo stress, gli stati d'ansia, aumentando e promuovendo la concentrazione e anche una serenità interiore, perché ovviamente il lavoro sul corpo ci permette anche di esplorare degli aspetti di noi che magari non erano così, così chiari. In particolare, i benefici che possiamo acquisire sono a livello fisico, ovviamente, per chi si avvicina la prima volta a questa disciplina, come diceva Melissa, non è necessario avere delle particolari predisposizioni, non è necessario essere flessibili. Lo yoga è adatto a qualsiasi età e per qualsiasi persona. Un grande maestro del Novecento dice che nel momento in cui sai respirare, e tutti ovviamente sappiamo farlo, allora puoi praticare yoga. A volte le persone sono un po' così spaventate perché ultimamente, soprattutto con la diffusione dei social, molto spesso si vedono queste meravigliose ragazze che fanno delle posizioni assurde a volte, ma in realtà progredire nello yoga non significa fare delle posizioni sempre più complesse, sempre più spettacolari, ma significa andare a fondo anche nelle posizioni più semplici. Questo non significa che non si lavori, anzi, cioè lo yoga fisico implica anche un certo livello di sforzo e di ingaggio del corpo, tant'è che si può acquisire appunto maggior flessibilità, forza. Quello che a me interessa è anche proprio un discorso legato alla postura, cioè di modo che poi noi possiamo portare, sperimentare la pratica che facciamo sul tappetino, non solo limitandola a quell'ora, ma potendola poi sperimentare anche all'interno delle nostre giornate. Quindi proprio un'attenzione alla postura. Inoltre andremo a lavorare sul respiro. Anche con Onda Vitale ha organizzato diversi incontri, anche con la dottoressa Iannetta, su quanto sia importante lavorare sulla respirazione, andare a sbloccare il diaframma, anche perché il respiro proprio funge da connessione tra corpo e mente e ci permette di entrare in uno stato di consapevolezza e presenza maggiori. Andremo poi a lavorare ovviamente anche a livello emotivo e per chi vuole magari anche proprio a livello spirituale. Con questo ci tengo comunque a dire che lo yoga non è una religione, assolutamente, ma prescinde da qualsiasi religione, è proprio un viaggio di scoperta attraverso se stessi. In particolare, come dicevo, il nostro percorso è legato ai chakra. Che cosa sono i chakra? Sono dei centri energetici che noi abbiamo all'interno del nostro corpo. In particolare, i più conosciuti sono sette, che sono posizionati in varie aree del nostro corpo che poi vedremo.
E quindi noi andremo a lavorare anche a un livello più sottile. In particolare, giusto un accenno veloce per chi non li dovesse conoscere, la prima lezione sarà incentrata sul primo chakra, che rappresenta la nostra radice, e un'affermazione legata a questo chakra è io esisto, quindi andremo proprio a focalizzarci sul nostro centro, laddove abbiamo le nostre fondamenta che ci permettono poi di poter lavorare mano a mano anche sui centri più elevati. Il secondo chakra, Svadhisthana, che è posizionato sotto l'ombelico e riguarda un pochino gli organi genitali, l'affermazione che è legata a questo chakra è io sento. Manipura è il chakra della volontà, rappresenta il plesso solare e l'affermazione legata a questo centro energetico è io posso, quindi lavoreremo sul nostro potere personale, sulla forza di volontà. Per arrivare poi al quarto chakra, che è quello che va a collegare la parte bassa del nostro corpo con quella alta, Anatta, che è lo spazio del cuore. Rappresenta l'apertura e l'affermazione legata all'amore a questo chakra è appunto io amo e sono amato. Per arrivare poi al chakra della gola, dove ovviamente l'affermazione è io comunico, io sono in relazione con il mondo, il sesto chakra è il chakra del terzo occhio che è legato all'intuizione, alla saggezza, alla visione interiore, quindi è io vedo, io creo la mia visione, per concludere poi con il chakra della corona che è legato alla connessione spirituale e l'affermazione, se vogliamo, è io sono luce, io sono divino, cioè noi a volte cerchiamo appunto la divinità all'esterno, in realtà dentro di noi c'è tutto ciò di cui abbiamo bisogno, la luce è dentro di noi. E quindi riassumendo un attimino, i benefici dello yoga sono quelli che in breve abbiamo visto, legati in particolare ai chakra, possiamo andare a parlare di una salute olistica, cioè diversi sistemi, andiamo ad agire su diversi sistemi del corpo, inclusi il sistema nervoso, il sistema endocrino e il sistema circolatorio. Anzi, a questo proposito, ripasserei la parola a Melissa, che magari ci illustra un attimino brevemente proprio il suo percorso legato agli organi e al sistema endocrino. Sì, sarò breve perché appunto la serata di presentazione è quella di Serena del suo corso di yoga, però c'è una connessione molto profonda perché il 19 di settembre, come sapete, io e Carlo, inizieremo questo corso, mini corso, perché sono 4 lezioni su Zoom, dove parleremo di chakra, ghiandole endocrine e squilibri collegati. E possibili soluzioni per la risoluzione di tali squilibri. Ogni chakra, come illustrava bene, benissimo prima Serena, è collegato a una ghiandola endocrina. Quindi questo è il sistema endocrino, cioè paradossalmente paradossalmente no, nel senso in maniera del tutto naturale, dal punto di vista energetico, quello che la filosofia, diciamo così, orientale definisce chakra, quindi vortici di energia, corrispondono, guarda caso, nella medicina allopatica a delle ghiandole che secernono degli ormoni che non sono altro che dei messaggeri chimici. Quindi, cosa vanno a regolare questi ormoni e quindi queste ghiandole? Le funzioni più importanti del corpo, che vanno dal sonno alla riproduzione, allo sviluppo, alla digestione, a tutte le funzioni corporee, al metabolismo, quindi alla temperatura del corpo. Quindi queste ghiandole, che in realtà sono molto piccole, che sono posizionate appunto in corrispondenza, adesso le citerò brevemente, dei vari chakra, hanno una funzione importantissima perché vanno a regolare tutte le nostre funzioni corporee. Da ciò cosa ne deriva? Che uno squilibrio di un chakra in eccesso o in difetto va a determinare ovviamente uno squilibrio della ghiandola corrispondente e in generale di tutto il sistema endocrino, perché ricordiamoci sempre che quello che la medicina allopatica definisce per dire uno squilibrio alla tiroide, che è
posizionata in corrispondenza del quinto chakra, non è solo un squilibrio della tiroide, ma di tutto il sistema endocrino. Quindi bisogna andare ad equilibrare tutto, perché nel momento in cui la tiroide non funziona bene, subentrano le paratiroidi per sostituire il lavoro in meno che fa la tiroide. In questo caso, se anche le paratiroidi sono, passatemi il termine, stanche, spompate, senza energia, subentrano le ghiandole surrenali, che sono in corrispondenza del primo chakra, e quindi vanno a cercare di sostituire il lavoro che tiroide e paratiroide non riescono più a fare. Quindi quando si parla di un disequilibrio del sistema endocrino, cioè della tiroide, generalmente si sente dire nella medicina allopatica alla tiroide che non funziona bene, in realtà è tutto il sistema endocrino che è alterato e quindi bisognerebbe lavorare a 360 gradi. Sapete che la differenza sostanziale tra la medicina allopatica e la medicina, diciamo così, energetica naturale, è quella che la medicina allopatica guarda il dettaglio, guarda la particolarità e non va a vedere tutto l'insieme. Ecco, con il sistema dei chakra e con le ghiandole endocrine collegate, andremo a vedere in particolar modo a partire dal 19 settembre quelli che sono gli squilibri e, come definisce la medicina allopatica, le malattie che si manifestano quando c'è un disequilibrio di un chakra e quindi di una ghiandola endocrina. Brevemente, vediamo la corrispondenza e poi ridò la parola a Serena. Il primo chakra, che è Muladhara, corrisponde nel corpo fisico al, dipende, ci sono diverse scuole, comunque generalmente al sistema delle ghiandole surrenali, mentre il secondo chakra corrisponde a gonadi e ovaie. Alcune scuole però invertono, il primo chakra lo fanno corrispondere a gonadi ovaie, mentre il secondo chakra lo fanno corrispondere alle surrenali. Non è una distinzione particolarmente importante o sostanziale o fondamentale, diciamo che sono piccole differenze. Il terzo chakra invece corrisponde al pancreas, in particolar modo alla parte endocrina che sono le isole di Langerhans. Il quarto chakra non corrisponde al cuore come tanti pensano, ma al timo, che è questa ghiandola che la medicina allopatica dice che si atrofizza attorno ai 14 anni. In realtà è molto importante, e lo faremo anche con Serena, mantenere il timo aperto, avere questa posizione di apertura e magari picchiettarlo anche perché è molto tenerlo attivo stimola anche il nostro sistema immunitario a mantenerci sani. Quindi è una ghiandola importantissima. Il quinto chakra è collegato alla tiroide, come abbiamo detto, tiroide e paratiroidi. Il sesto chakra è collegato all'ipofisi e scusate, il settimo chakra è collegato all'epifisi. Quindi sono tutte ghiandole importantissime e lo squilibrio di una di queste ghiandole porta chiaramente a delle, diciamo così, malattie, anche se non mi piace definirle così, ma a degli squilibri anche molto importanti e molto invalidanti. Vedremo anche nel corso come, sempre dal punto di vista energetico, riportare queste ghiandole in equilibrio, quindi anche i chakra, e uno dei sistemi che attiva questa guarigione energetica è anche lo yoga che praticheremo con Serena. Ridò la parola comunque a lei. Grazie Melissa. Esatto, appunto, questo riequilibrio energetico ovviamente ha dei risvolti importanti sul funzionamento di tutto il nostro sistema e su proprio la riattivazione anche del sistema immunitario. Non solo, appunto, non lavoriamo solo sul corpo fisico, ma andiamo a lavorare sui corpi anche più sottili, sia legati appunto alla gestione delle emozioni, al benessere emotivo, favorisce ovviamente la crescita personale, perché laddove tutte quelle pratiche che ci consentono di prenderci un tempo per noi, uno spazio dove poter un pochino andare a indagare la nostra vera essenza, al di là di tutte le sovrastrutture, tutti gli schemi mentali che molto spesso ci facciamo, ci consente sicuramente di acquisire una consapevolezza di noi stessi maggiore. E ci aiuta proprio a raggiungere anche attraverso delle tecniche di respirazione, attraverso il pranayama, degli stati meditativi più profondi. Sappiamo oggi, come dicevo anche all'inizio, come è importante riuscire a mantenere un certo distacco dalle situazioni che ci si presentano e anche dal turbinio all'interno del quale siamo molto spesso coinvolti.
E quindi cercheremo appunto di lavorare su tutti questi aspetti. Come dicevamo all'inizio, è rivolto a tutti, non è necessaria una pratica pregressa, ma partiremo proprio a costruire un gruppo anche da livelli base, perché come dicevo prima, è adatto sia ai principianti che ai praticanti già di lunga data, perché ognuno può decidere che intensità applicare alla pratica e quanto andare in profondità anche nelle posizioni più semplici. È rivolto appunto a chi intende migliorare la propria salute, gestire lo stress e l'ansia, sviluppare la maggiore consapevolezza di sé e anche nel caso esplorare una dimensione un pochino più spirituale nella propria vita. Che cosa è necessario? Cosa serve? Diciamo sicuramente un tappetino da yoga, nel caso li abbiate, ma non sono, diciamo, indispensabili dei blocchetti, un abbigliamento comodo, si pratica normalmente ed è suggerito senza calzini perché questo ci permette di avere una maggiore presa e consapevolezza delle nostre, appunto, delle nostre radici e nel caso una coperta, un cuscino e una bottiglietta d'acqua. Per chiudere, mi piaceva condividere con voi questo aspetto, appunto, che ho, diciamo, che è stato un po' il filo conduttore di questa breve presentazione, dove proprio, lo yoga ci dice di guardare all'interno. Noi siamo molto proiettati, siamo sovrastimolati. Lo yoga invece ci dice di prenderci un attimo e anche staccarci dalle narrazioni della mente, dai film che ci facciamo per riuscire ad avere quella lucidità mentale e quel sano distacco per muoverci all'interno della nebbia che a volte ci pervade e non essere schiavi delle nostre abitudini, delle nostre risposte automatiche a quello che ci succede. E quindi ci chiede di andare un pochino più in profondità, è per questo che è un viaggio per tornare a uno stato di equilibrio, una presa di consapevolezza e proprio riscoprire anche l'intelligenza del corpo, perché è proprio attraverso il corpo, il lavoro sul corpo, che si riesce poi ad accedere a stati di coscienza più elevati. Quindi io spero di avervi numerosi nello spazio che tra l'altro ci ospiterà, che sono i Sani Sapori, è uno spazio molto bello con un'energia particolare, per cui mi auguro davvero di potervi vedere presto sul tappetino. E grazie ancora Carlo e Melissa per questa bella opportunità. grazie a te, ci fa molto piacere collaborare, è una bella opportunità anche per noi, è un bel esperimento, speriamo che ci sia un'adesione, che ci sarà questo, insomma, che si riuscirà a mettere in campo Certo. questo corso. Noi comunque ce la metteremo tutta per iniziarlo e poi magari protrarlo nel tempo. È stata bravissima perché l'hai presentato proprio nel miglior modo, è proprio l'essenza dello yoga, appunto, quella di acquisire consapevolezza di sé, che è molto importante anche per la propria crescita personale. Se avete domande, io non l'ho detto all'inizio, fatele in chat, se avete qualcosa da chiedere. Volevo riprendere un secondo, ecco, vediamo, scusami, per vedere se ci sono domande. Ecco, no, se avete, vedo che no, domande bene o male, sei stata abbastanza chiara, quindi di domande non ce ne sono. Allora, Ovviamente siamo disponibili sia io che Carlo, Melissa, per dare le informazioni. Sì, una volta alla settimana sarà il mercoledì sera dalle 20 alle 21. ecco, non abbiamo detto, Sì, infatti, lo esatto, faremo forse la mercoledì. cosa. Il mercoledì dalle 20 alle 21 a Seriate presso i Sani Sapori, Sì, dicevi. vicino, diciamo, alla biblioteca, per intenderci. Seriate, lo sto anche scrivendo presso Sani Sapori. Vabbè, scritto un po' così. Ecco, sì, e appunto l'orario è abbastanza, insomma, abbordabile, fattibile, un orario in prima serata, quindi abbastanza tranquillo. Un'oretta è qualcosa, poi più o meno, però ecco, la durata sarà quella. Io ci sono, infatti lo sappiamo, grazie Lorella. E niente, se non c'è nessun'altra domanda, ti aspettiamo per eventuali altre informazioni che vi dovessero servire.
sapete dove trovarci, il 351-582-8819, e vi aspettiamo per iniziare questa bellissima nuova avventura con Serena a Seriate. Quindi non ci resta che augurarvi buona serata. Ringrazio ancora Serena per essere stata così esauriente, Chiara. Grazie Grazie a a voi. voi. Non ci sono domande perché sei stata chiarissima, quindi a parte il posto, poi il resto hanno ben compreso tutti e vediamo, ci aspettiamo, quindi vi aspettiamo per l'iscrizione. Ciao a tutti, buonanotte Buona buona serata. e grazie ancora. Ciao. Ciao. Ciao Ciao a tutti. ciao. Ciao.